Guarda, è da circa 20 anni che ci si interroga e si fanno modelli, prove, tentativi sulla redazione perfetta. Mi ricordo ancora all'Independent, mille anni fa, la redazione aperta, la Margherita Fiore, no? Con un ufficio centrale e tutti gli uffici a Margherita, a petalo di Margherita, diciamo così, intorno. È molto semplice, la cosiddetta redazione integrata è il minimo sindacale. Oggi chiunque deve saper lavorare sugli strumenti digitali così come lavora sulla carta, e la questione è solo avere un capo, un responsabile sufficientemente illuminato per comprendere cosa va prima sulla carta, cosa va sull'online, appunto chi pubblica prima cosa. È una questione proprio di tempi, di linguaggi e di modalità. Uno dei progetti più interessanti del giornalismo degli ultimi tempi, e non perché c'era una mia grande amica e collega che stimo moltissimo, che è Marina Petrillo, è stato Reported.ly, che era un progetto di giornalismo basato solo esclusivamente sui social, senza sito, senza archivio, senza niente. Come sarà tutto questo nel 2030 è molto difficile da pensare, perché io stessa quando ho cominciato e mi disegnavano le pagine sulla carta millimetrata con la squadretta e la penna, mai avrei immaginato quello che sta succedendo oggi. Poi in questo momento stiamo parlando tantissimo di intelligenza artificiale, di realtà virtuale, con ogni probabilità andremo nel campo del giornalismo immersivo sempre di più. Altre cose è difficile veramente da dire. Guarda, purtroppo in Italia il giornalismo online e quello social hanno inciso poco, perché altrimenti probabilmente questi numeri sarebbero diversi, mi auguro. Il mio rammarico è che finora il giornalismo online e soprattutto l'applicazione degli strumenti social al giornalismo non abbia contribuito a fare quello che dovrebbe fare, avrebbe dovuto fare, e cioè fare luce su storie, casi, situazioni, persone che vengono ignorate sistematicamente dai media di massa, dalla comunicazione di massa. Questo sarebbe dovuto accadere, questo probabilmente ci avrebbe aiutato a salire un pochino nella classifica della libertà di stampa. Questo ahimè ancora non è successo, e questi strumenti nuovi si sono applicati con logiche vecchie, quindi semplicemente per andare a raccontare la stessa storia su una piattaforma diversa. Dipende da quanto l'azienda che vuole il contenuto brandizzato è intelligente e quindi lascia la libertà a chi realizza il contenuto di realizzarlo in maniera leggera, senza una presenza del marchio pesante, che sappiamo poi perfettamente oggi non solo non funziona, ma è controproducente. Quindi se c'è intelligenza da parte dell'azienda nel lasciare le redini sul collo a chi produce il contenuto e sa come produrre un contenuto interessante, può essere assolutamente giornalismo. Se la realizzazione del contenuto stesso rispecchia certi valori, può essere senz'altro giornalismo. Quindi andrei oltre, diciamo che il discorso dei vecchi, virgola, orridi pubblici redazionali è superato da un po'. Sicuramente la strada o la scorciatoia del video per avvicinare un ragazzo, un giovane d'oggi, come vengono chiamati, tutto attaccato di solito da chi li denigra, è fondamentale. Non trascurerei però anche le competenze della parola scritta, perché ad esempio abbiamo una piccola controtendenza sui long form journalism, su tutto quello che è un approfondimento. Più che soffermarmi sullo strumento, mi soffermerei sulla necessità di originalità, di taglio, di scrittura, di video, di interpretazione, ma anche di reperimento della storia.